Benvenuti a tutti e oggi ho in serbo per voi la recensione di Project Dreams, come costruire l'hangar di Mazinga Z. Mi spiace solo che non possiate più vedere questo film, poiché è stato disponibile solo per 24 ore al Japanese Film Festival, ma non preoccupatevi e ora vi spiego perché. Come sempre arrivo tardi, o meglio, trovo le informazioni e poi mi dimentico di fare i video di spiegazione in anticipo. Mentre voi state già vedendo le solite grafiche legate a questo mio canale YouTube, voglio parlarvi del Japanese Film Festival che dal 26 febbraio al 7 marzo renderà disponibili ogni giorno ben due film e un corto animato in lingua originale giapponese con i sottotitoli in diverse lingue, tra cui l'italiano, e senza alcun costo. Basta registrarsi gratuitamente al seguente link che vedete in sovraimpressione. Vi lascio però altri dettagli in descrizione. C'è però una nota negativa, direi molto negativa a dire il vero. I DRM con tanto di filigrana con il vostro identificativo sono in sovraimpressione durante la visione. Lo dico perché questo sistema di protezione, che non è in assoluto un problema, vi costringerà però ad usare solo Windows e il suo browser Edge, oppure la roba della Apple. Quindi Chrome, Android, Firefox o la possibilità di castare su TV e simili non saranno minimamente disponibili. Capisco la sicurezza, però mi sembra una scelta assurdamente restrittiva. Queste però sono le regole e quindi se volete vedere qualcosa dovete accettarle e zitti. In fondo al video comunque vi lascio qualche consiglio di visione per il tempo che rimane da oggi al 7 marzo. Ora è il momento di passare al succo di questo video rispondendo alla domanda che sicuramente vi frulla per la testa. Perché recensire un film che non possiamo più vedere? Magari per sbattervi in faccia che io l'ho visto e voi no? Che io ho già recensito cose come Creator The Past che difficilmente vedrete e quindi per me è normale? Che spero che questo film arrivi da noi per recuperarlo? Boh, semplicemente credo un misto di tutte queste, con l'aggiunta che si tratta di un film per chi ha amato Mazinga fin da quando da bambino lo vedeva su quelle TV di second'ordine e si è sempre domandato se fosse realmente possibile fare una cosa come quella nella realtà. Infatti in questo film si parla di un gruppo di marketing della Maeda Costruzioni che ha una discussione durante una delle tante ore lavorative riempite con cose inutili, che si lancia nella trovata di creare un progetto di massima con stima reale di come fare l'hangar che ospita Mazinga alle pendici del Monte Fuji. Sì, avete capito bene, l'hangar sotterraneo e non il Mazinga stesso, l'hangar. Segnalo poi che la Maeda è una multinazionale realmente esistente in Giappone e che opera in vari campi, dall'handling al mining, oltre che della costruzione vera e propria. Per intenderci, hanno costruito loro l'isola nuova, ormai si fa per dire, dell'aeroporto di Hong Kong e se non lo avete ancora capito è un film promozionale di quasi due ore della società Maeda stessa. Sì, tutto questo è un film fatto per una vera società per autopromuoversi. Ragazzi, è come se da noi una società italiana facesse un film per spiegare come fare e quanto potrebbe costare realizzare un'opera di fantascienza come, che so, il ponte Stretto Messina. Scusate, mi ricompongo da questa citazione d'altri tempi, ma questo film però, marchettata a parte, scorre maledettamente bene e con quella vena ironica che si autoprende in giro che non ti permette di trattenere le risate sguaiate in certi frangenti. Si inizia con questo gruppo di dipendenti annoiati e frustrati in pieno stile giapponese che è totalmente svogliato e che cerca tutti i modi di defilarsi dal progetto perché si rende conto che fallire potrebbe voler dire attirarsi le ire della società, dei fan della serie e rischiare quindi anche un licenziamento. Passo dopo passo, tra problemi e macchiette in pieno stile otaku, ognuno di loro però si appassiona alla situazione e si dedica anima e corpo a trovare questo progetto e a ottimizzarlo per rendere il budget almeno umano, sebbene alto. Ora, se non volete sapere il costo finale, mandate avanti di 10 secondi e chiudete gli occhi. Ora! Servono ben 7,2 miliardi di yen, equivalenti a 56 milioni di euro. Wow,
che cifra da capogiro per un semplice hangar, ma il bello di questo film non è tanto cosa stanno facendo, ma il modo assurdo e la spiegazione dei ragionamenti con cui portano avanti le cose. Ci sono davvero tutti gli stereotipi legati alla cultura e al lavoro giapponese, oltre che mega macchinari in movimento, a cui uno come me non può certo non appassionarsi. Non mancano poi vere interazioni con il mondo dell'animazione, oltre a visioni vere e proprie di personaggi di Mazinga. Tolta quindi tutta la parte autopromozionale che da noi perde fortunatamente significato, è un chiaro film fatto da otaku per otaku, che non si prendono sul serio ma che hanno voluto realizzare un loro sogno di bambini. Ed è appunto con questo sguardo da bambini cresciuti con Mazinga che andrebbe visto e considerato questo film. Sono quindi arrivato anche questa volta alla fine di questo video, ed è ora di qualche consiglio di visione al JFF. Prima però ricordatevi il mi piace, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, commentare e condividere questo video finché non vi sanguinano i diti. Ah, giusto, c'è sempre la storia della donazione comunque. Al JFF purtroppo vi siete anche persi Caffè Funiculi Funicula, un caffè dove è possibile andare indietro nel tempo e risolvere questioni rimaste aperte nel proprio passato. Ora però avete ancora tempo per vedervi Railways, la storia di un uomo dedito al lavoro che deve tornare al suo paese perché sua madre è stata male e il suo miglior amico purtroppo è morto. Questo gli fa ricordare che da piccolo voleva fare però il ferroviere. Questo incipit mi ricorda il film Popoia, ma questa è un'altra storia. 0,5 mm è invece la storia di una badante per anziani dai modi energici e aggressivi che donerà vigore alle vite di questi anziani. Tora-san in Goto è una storia di 22 anni iniziata nel 1993 in una famiglia di produttori di noodles della prefettura di Nagasaki, una vera capsula temporale. Tsukiji Wonderland è invece un insieme di storie di professionisti legate al mercato del pesce di Tokyo e di come questo abbia influenzato la cultura legata al pesce in Giappone. Ultimo della lista è Lady Maiko, storia di Haruko che aspira con tutte le sue forze a diventare una Maiko e si reca quindi come apprendista a Kyoto, al quartiere delle geishe. Tutto il resto lo trovate sul sito del JFF in descrizione e noi ci si vede al prossimo video. Ciao!